scendere in posizione così perché il controllo passa su questa muscolatura. Invece queste devono detendersi per poter affondare. Se invece facendo così li contraggo, faccio due cose contrapposte in una posizione. Affondo e i muscoli fanno così. Invece se io apro le anche, quindi l'idea è sentire di aumentare il bacino che si allontanano dall'altra e affondo. Questo lavoro in questa maniera. E mentre ho questa forza, alto-basso, le anche le due metà del corpo, destra-sinistra, avanti e indietro. Quindi io cerco, dovete sentire le sei direzioni, questa forza. Allora, alzate qua, così fisicamente si vede, tenete la pressione sulle anche così. Il mio lavoro è questo. Uno, se invece faccio così piano, adesso che ti parlo, sì. Se io vado giù come fanno tutti, così mi faccio male. Invece, forza destra e sinistra. Quindi io sono così. Uno. Due. Questo. Poi uno. Poi. Destra e sinistra. Alto, basso, come si sostiene. Però cos'è che provo con la destra e con la sinistra? È la discesa, è la forza un po' basso, cioè è questo, uno, due, e poi ritorno su. L'ultima forza che devo avvertire è avanti e indietro. Come vedete c'è un lavoro in yang tra la parte superiore e la parte inferiore. Mentre queste si aprono, queste chiuse. Queste tornano, praticamente questo si apre. Quindi, uno, due, uno, due. Questo ritmo. Il Nekung sembra semplice. Ed è stupido se non lo sapete come utilizzarlo. Anche se non diventa.